tutti coloro che sono saliti sopra quel tetto non per far valere delle motivazioni del Movimento 5 Stelle, ma per far valere le motivazioni dei cittadini italiani, per dire che questa Costituzione non va cambiata in questo modo, per dire che questo Parlamento è già abusivo di per sé, perché questa legge elettorale è una porcata ed è incostituzionale. Non devono essere queste persone, questi partiti, ad avere la pretesa di riscrivere le regole per cambiare la nostra Costituzione. Brava. Sapete tutti che stanno cercando in qualche modo di privatizzare la nostra acqua, noi non vogliamo, vogliamo portare a termine il referendum che c'è stato nel 2011 e giovedì per la prima volta al Palazzo si darà il via a questa grande battaglia che praticamente tutti i cittadini d'Italia vogliono portare avanti ormai da anni. Toglierci ogni tanto un pezzettino di quello che si può definire di tutti, e con quel pezzettino che ci tolgono un pezzettino di vita, ci tolgono un pezzettino di futuro, ci tolgono un pezzettino d'aria, di acqua, e ci distraggono nel frattempo. Quando avranno tolto tutto, noi ci apriremo gli occhi e ci troveremo in un deserto. Noi siamo qui per evitare che questo avvenga, siamo ancora in tempo per farlo, però dobbiamo farlo tutti insieme. Quello che è di tutti deve rimanere di tutti, cioè della nostra vita. Non dobbiamo soltanto nella vita avere bisogno dei soldi, perché c'è qualcosa che è di tutti che non si compra con i soldi, e allora questo è quello che ci vogliono togliere. Come nel fascismo, è un modo per tenere lì parcheggiate le persone con dei titoli più o meno onorevoli, per schiacciare un bottone, accendere le lucette, ma non decidere il cambiamento vero di questo paese. Una volta veramente dalla democrazia, dai cittadini che hanno votato il Movimento 5 Stelle, hanno fatto entrare 160 parlamentari lì dentro, e quindi questo li ha terrorizzati. Una delle motivazioni per cui loro stanno facendo questa modifica dell'articolo 138 è permettersi più che possono al riparo dalla volontà popolare. Sappiate che per una persona normale subire costantemente gli attacchi dei media non è semplice, ti schiacciano, ti demotivano, fanno credere a tutti quanti che tu sei un incapace, un bambinetto. Quello che noi viviamo giornalmente dentro questo Parlamento è una farsa, è una bugia, è una tragicommedia. Non c'è niente di bello, non c'è niente di vero. Io l'ho imparato in questi giorni, perché quando noi siamo entrati in Parlamento noi abbiamo preso il 25% dei voti, solo 100.000 voti in meno rispetto al Partito Democratico, ci siamo trovati in 111 contro 350 deputati. Allora, secondo voi è costituzionale una legge che consente a una forza democratica un premio di maggioranza del 42%? Cioè, che senso ha una legge elettorale che ti fa andare a governare con un premio di maggioranza del 42%? Significa una cosa sola, che l'opposizione fa i bagagli e se ne va a casa, perché hanno una maggioranza bulgara. Loro sono tutti uguali, perché hanno essenzialmente due qualità negative dell'essere umano, sulla base delle quali sono stati selezionati, e sono due. La prima è l'ipocrisia, la capacità di dire il falso pensando e credendo che quello che stanno dicendo sia il vero. E la seconda è che sono traditori, tradiscono, si tradiscono in continuazione, tradiscono i patti che hanno con i loro amici, con i loro elettori, con i loro alleati, non gli interessa niente. Loro devono andare avanti a prescindere da tutto. È per questo che voi non siete là, perché una persona normale che non ha sviluppate particolarmente queste qualità negative non si avvicina alla politica, scappa. Tutti dicono: a me la politica mi fa schifo. Per questo noi del Movimento 5 Stelle invece abbiamo in comune altre qualità positive dell'essere umano, perché l'essere umano è fatto da qualità positive e da qualità negative. La caratteristica di questi è che si sono selezionati nel tempo sulla base di qualità negative. Tu sei un traditore, vieni. Tu sei una persona ipocrita, vieni. Tu sei una persona che segui i tuoi ideali, vai via. Questa è stata la... O autonomamente, se
tu sei così, te ne vai, perché ti schifi, ti disgusti. Noi ce la stiamo facendo, perché? Perché siamo in 100. Io ho detto a loro 1000 volte, se eravamo in 2 o in 3, ma io me ne andavo a casa, perché in mezzo a questi non si può stare. C'è l'ipocrisia, che la falsità, che proprio gli esce dai pori in una maniera impressionante. Fa paura, guardate, fa veramente paura. E quindi quando noi diciamo questo, siete tutti uguali, diciamo questo. Siete... I cittadini sono rientrati nelle istituzioni. Detta così, questa sembrerebbe una frase come un'altra, invece porta dentro un significato, una storia e dei volti la cui straordinarietà difficilmente potrebbe essere catalogata anche nei più dotti manuali di politologia. Quando ci dicono che stiamo scrivendo la storia, ci ridiamo su, sorridiamo, ci scherziamo su e passiamo oltre. Il Consiglio di Difesa, quello che gestisce le armi e la spesa militare, qualche mese fa ha detto alla Camera: voi non vi potete occupare di F-35. Io sono stato l'unico, non ho sentito una parola da Grasso e dalla Boldrini, sono stato l'unico che ha detto che l'iniziativa legislativa spetta alla Camera ed è il Parlamento che deve decidere fino all'ultimo soldo che si spende in questo Paese, soprattutto se sono 50 miliardi per dei cacciabombardieri. Io non ho nessuna intenzione di difendere questa porcata solo perché sono una carica istituzionale di questo Paese. Non me ne frega niente, mettetelo bene in testa. Io prima di tutto sono un cittadino normalissimo, una persona normale, che sono arrivato qua perché ero arrabbiata, indignata, a difendere quello che oggi sto difendendo con sempre più forza all'interno del Parlamento, insieme al gruppo del Movimento 5 Stelle, tutto insieme ai cittadini, in una rete nuova che deve formare una comunità nuova, che li seppellirà. Ma io vedo che una strada indicata, che una via c'è, e secondo me ce la stiamo facendo. Sarà dura, si passerà attraverso canali di sofferenza, ma alla fine ce la facciamo, e quel giorno là sarà veramente straordinario, quando dal governo libero partecipato, di un Parlamento libero partecipato, approveremo tutte le leggi per gli interessi collettivi e nazionali. Sarà un bellissimo giorno, e forza! Grazie.